Giovedì, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ci sono due importanti proposte. La prima, riguarda il cosiddetto federalismo demaniale, cioè in Consiglio Comunale si discuterà sulla proposta di acquisire in proprietà al Comune alcuni beni immobili che attualmente fanno parte del demanio dello Stato e che per legge possono essere richieste dalle amministrazioni locali. Per quanto riguarda il Comune di Pisa sono diversi i beni immobili, c'è un elenco abbastanza nutrito, ricordo soltanto Lungarno Guadalongo, alcuni terreni intorno al Viale delle Piagge, la prosecuzione di Lungarno Pacinotti, insomma sono diversi i beni che potranno essere acquisiti dall'amministrazione comunale. Vengono acquisiti a titolo gratuito, chiaramente accollandosi poi le spese di manutenzione. Credo che sia un passaggio importante per quanto riguarda la nostra amministrazione comunale, perché ci sono una serie di beni che attualmente possono essere utilizzati meglio e più proficuamente da parte dell'amministrazione. La seconda delibera di cui poi si occuperà il Consiglio Comunale è una richiesta da parte di alcuni consiglieri di minoranza, in particolare la Trofa per il nuovo centrodestra, Antoni, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e Lolli del gruppo di Forza Italia, di istituire una commissione di indagine all'interno del Consiglio Comunale sulla vicenda delle ex stallette. La vicenda è nota, è già stata illustrata in consiglio comunale in diversi passaggi. I consiglieri di minoranza avvertono la necessità di approfondire ulteriormente questa vicenda anche per valutare se ci possono essere responsabilità degli uffici. Il consiglio comunale deciderà se istituire o meno la commissione di indagine richiesta. Credo comunque, senza voler entrare nel merito della vicenda, che comunque su questo episodio sia comunque necessario che venga posta una particolare attenzione. Il Consiglio Comunale ha programmato anche alcune sedute della prima commissione di controllo su questo argomento. Quindi credo che in ogni caso l'attenzione andrà comunque tenuta da parte del Consiglio Comunale, proprio perché riteniamo giusto, doveroso che tutti gli aspetti di questa vicenda vengano chiariti. Sarà un'occasione quella di giovedì prossimo per parlarne anche alla luce di questa richiesta di poter usufruire di questo strumento di indagine per approfondire la questione.